quinta giornata di Serie A2, girone Longarina della Lega Calcio A8, si gioca All Blacks Longarina contro Smile and Joy. Attacca sulla destra, riesce di mano, c'è il cambio gioco, la chiama al portiere dell'All Blacks, pallone che tocca anche la traversa. Calcio di punizione, ma col mancino, la conclusione, si stampa sul palo. Smile and Joy, tocco centrale e destro dalla distanza, risposto così così il portiere, poi sulla ribattuta non c'era Audino. Palla ancora sulla tre quarti per l'All Blacks col tiro deviato da parte di Furfaro, va in vantaggio quindi la formazione in maglia nera, 1-0. Con un tocco centrale, distendersi la Smile and Joy, conclusione, risposta da parte di Giacchetti con i piedi, efficace. È fuori dall'area di rigore, tocco arretrato e destro che parte adesso, superato il portiere, ha segnato Cesarini, 2-0 il Blacks, che non blocca, però riesce sempre a respingere, da 3 contro 2, palla larga su Sanna sulla destra, che va col sinistro, forte, però non trova la porta. Subito conclusione dalla distanza, risposta del portiere a inaugurare il secondo tempo. C'è avanti per la Smile and Joy, Sestili aggancia, a distanza Sestili prova a sorprendere i Giacchetti, di poco fuori dai pali. Da solo il numero 7, ancora Grozov, serie di finte, poi il destro, grande risposta del portiere della Smile and Joy. Cambiato gioco, e palla messa giù, pronta palla di ritorno per Lampis, poi Grozov, intervento ad una mano ancora del portiere. Poi esce lui, palla al piede, cercato Lampis, che parte il destro di Lampis, ancora un grande intervento del portiere. Fischia 3 volte l'arbitro, All Blacks batte la Smile and Joy 2-0.